Consiglio comunale Lampo a Pescara, è durato meno di un'ora. Tre punti all'ordine del giorno, ma iniziamo dalla fine, cioè dagli interventi delle opposizioni, subito all'attacco del sindaco Masci, assente giustificato causa Covid. Pettinari, capogruppo di Pettinari Sindaco, ha ricordato che delle 72 deleghe ben 43 sono andate a Forza Italia, invocando un problema all'interno della maggioranza. E poi ha criticato la scelta di Masci di aver tenuto per sé ben 17 deleghe, alcune pesanti come lavori pubblici, urbanistica, edilizia privata e PNRR. Sulla stessa lunghezza d'onda gli altri interventi dell'opposizione, sentiamo il botta e risposta tra Pagnanelli e Renzetti. Un sindaco che trattiene per sé le deleghe più importanti dell'amministrazione, cioè i lavori pubblici, l'urbanistica, l'edilizia privata, la polizia locale, è un sindaco che non si fida dei suoi uomini, che non delega e trattiene tutto quanto per sé. Di fatto una giunta depotenziata con deleghe minori e ridotta a fare da cornice a un operato solitario del sindaco che non so fino a che punto riuscirà a materialmente gestire tanti settori così grandi ed importanti. Sono delle critiche del tutto strumentali, in quanto il sindaco già in precedenti consigliature si è tenuto sempre per sé delle deleghe. Però queste sono deleghe abbastanza pesanti, lavori pubblici, urbanistica. Ma certo, sono deleghe importanti che il sindaco in questa fase vuole un attimino valutare e gestire in prima persona, ha tutte le capacità per farlo, è un sindaco che si impegna H24 per il comune di Pescara. Questo non si può assolutamente tradurre né in un depotenziamento della giunta, né tantomeno parlare di assessori che non hanno le capacità. Pensa che il sindaco più in là distribuirà alcune di queste deleghe? Io me lo auguro per il bene della città, però da quanto abbiamo visto le deleghe assessorili e le nomine assessorili sono state gestite politicamente soltanto tra i partiti, quindi gli uomini non sono stati scelti fiduciariamente dal sindaco e non credo che le cose cambieranno. Queste saranno valutazioni che si faranno in corso d'opera, dipenderà ovviamente da come si svolgerà il proseguo della consigliatura. E veniamo ai punti discussi. Surroga dei consiglieri comunali subentranti, comunicazione della nomina degli assessori e costituzione delle commissioni consigliari permanenti. Sul primo punto sono entrati nell'assise civica i seguenti consiglieri: per Forza Italia Giuseppe Bruno, Isabella Del Trecco, Vittoria D'Incecco e Fabrizio Rapposelli. Per Fratelli d'Italia Alessandro D'Alonzo, Maria Rita Paoni Saccone e Sabatino Andraelli. Infine per la Lega Andrea Salvati. Per le commissioni le presidenze verranno scelte tra lunedì e martedì.